Oltre 1500 sostenitori del blogger di opposizione russo Alexei Navalny sono stati arrestati durante le manifestazioni di protesta anticorruzione in Russia. In totale, 823 manifestanti sono stati presi in custodia dalla polizia a Mosca e oltre 600 sono stati arrestati a San Pietroburgo. Secondo l'ONG OVD Info, oltre 100 arresti sono stati eseguiti in altre città della Russia, come Vladivostok, Kaliningrad, Norilsk e Sochi. Lo stesso Navalny è stato arrestato e condannato a 30 giorni di reclusione con l'accusa di aver organizzato la protesta. Quanto sta accadendo conferma una volta ancora che dei gruppi molto grandi di persone non possono subire la repressione, ha dichiarato Navalny. Il governo non può fare niente contro decine di migliaia di persone che protestano. Quindi dobbiamo continuare a condurre queste azioni pacificamente, anche quando non abbiamo il permesso. Gli arresti sono stati compiuti mentre il capo di Stato Vladimir Putin festeggiava il giorno della Costituzione in un sontuoso ricevimento tra le mura del Cremlino. La comunità internazionale ha condannato il modo in cui la Russia ha gestito le proteste degli oppositori. La Casa Bianca ha chiesto al Cremlino di liberare i manifestanti arrestati.